Bentornati su Denot, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda il Channel Throne e questo è uno dei video che fa parte di una serie di video per quanto riguarda i troni che realizzerò anche nel modo che potete andare a vedere nella playlist qui sotto per quanto riguarda appunto i troni e andare poi a fare in modo di poterli un po' manipolare in modo da cambiarli uno con l'altro e ottenere diversi effetti. Quindi andremo a vedere come si può monetizzare il Channel Throne in modo da ottenere qualcosa di veramente interessante, più di quanto possiate pensare, quindi ora cominciamo. E per iniziare, ecco che abbiamo bisogno di materiali, quindi magneti ovviamente vi mostrerò dopo, questo che è il Channel Throne a cui non dovremmo aver incollato la parte superiore per quanto riguarda il sedile che servirà più tardi e il biglietto dell'autobus. Questo perché il biglietto dell'autobus ci servirà per creare un ponte magnetico. Al riguardo ho realizzato già un video, che è quello per quanto riguarda il Defile Profanatore, che potete trovare in descrizione. Questo per mostrarvi, andate a vedere quello nel dettaglio, la parte che serve appunto per creare i punti di carta magnetici e che possono essere molto utili in diverse occasioni. Quindi ora possiamo cominciare, andate a vedere quello per i riferimenti a questo dettaglio. Misuriamo le dimensioni che avremo bisogno più o meno per quanto riguarda il biglietto dell'autobus per la parte che andrà a essere utilizzata per il trono. Verifichiamo quanto può essere grande il magnete che andremo a posizionare all'interno della zona centrale del trono stesso per poi andare a magnetizzare e stabilizzare il trono stesso. Con una matita andiamo a disegnare la parte interna del trono per individuare la parte e delle ali che saranno poi quelle che andremo una volta piegate a incollare nella parte interna dei lati del trono stesso. Quindi un magnete solo non basta, quindi ho deciso di stabilizzare realizzando altri due fori, in questo caso nella parte posteriore del trono, nella parte inferiore della stessa, realizzando due fori da 3 mm di diametro per 2 mm di spessore, di profondità, per posizionarvi dei magneti. In questo caso dovete fare attenzione perché la parte in questione è abbastanza delicata. È vero che andrete a, se fate i fori, a toccare soltanto la parte interna che non è in vista. Però dovete fare attenzione perché se sbagliate qualcosa rischiate di rovinare la parte estetica del modello, eventualmente magari sfondando dall'altra parte, quindi non è il massimo. Fate un po' di attenzione, non è problematico, ma richiede un po' di precisione. Soprattutto dovete fare attenzione che se per caso non siete molto sicuri, potete andare a utilizzare delle punte che siano più piccole e poi allargare successivamente, quindi tenete conto di questo. È una cosa molto delicata, ma che con un po' di attenzione risolvete senza alcun problema. E prima di chiudere tutto, sono andato quindi a incollare il ponte di carta che ho realizzato con le ali nella parte interna incollate per fare in modo da posizionare poi i magneti. Come magnete da posizionare quell'interno, ho deciso di utilizzare un magnete da 5 mm di diametro e 3 mm di spessore. È uno dei magneti più grossi che ho a disposizione e questo serve come magnete perché io non andrò a posizionare come magnete uno nella piattaforma in modo che ci sia soltanto il ponte di carta a separare, ma ci sarà un altro strato di plastica in mezzo. Quindi mi serve un magnete che abbia parecchia forza magnetica da poter sfruttare. E per mantenere il modello in posizione, ho deciso di utilizzare quindi un magnete che abbia parecchia capacità. Anche perché servirà anche per un altro trucco dopo, ma serve qualcosa di molto forte in questo caso da poter posizionare. E qui potete vedere dove alla fin fine ho posizionato i magneti, quindi potete vedere il risultato poi dei magneti per quanto riguarda il trono e potete avere una comparazione eventualmente. E ho deciso quindi anche di magnetizzare quella che è la piattaforma, quindi la parte dell'elemento scenico dove ci sono le scale, fare in modo che la piattaforma potesse essere immovibile, questo per poterlo utilizzare sia separatamente eventualmente, sia assieme alle parti delle scale, del ripiano, per creare un elemento scenico a sé stante, o assieme appunto al trono, quindi creare la piattaforma per il trono che potesse essere mossa con il trono. Quindi nel caso voi andiate a incollarla, ricordate che dovete fare la magnetizzazione che vi spiegherò successivamente prima di andare a incollarla perché sennò è un problema. Nel caso invece appunto vogliate fare in modo da ottenere questa varietà di effetto, potete fare come ho fatto io, quindi andare a trovare i punti per andare a magnetizzare questa piattaforma stessa con l'elemento scenico. Ovviamente qui sta a voi, io ho deciso di procedere a un passo ulteriore perché sapete che è una cosa che mi piace monetizzare, quindi ho fatto questo passaggio ulteriore. Sta a voi valutare eventualmente quale può essere la decisione che più si presta alle vostre necessità. E qui potete vedere i magneti che ho utilizzato, sono magneti da 5x2 mm, quindi
Questo perché mi serviva qualcosa che tenesse molto fermo, molto stabile tutta la struttura. Quindi, per realizzare questo effetto, ho deciso di utilizzare dei magneti molto potenti. E questo effetto particolare, tenete conto che si vede, potete vedere i magneti, solo se rovesciaste l'elemento scenico, quindi è praticamente invisibile volendo. Se vi desse fastidio questa cosa, eventualmente potete andare a chiudere questa superficie creando con un pezzo di carta o altro. Quindi fare in modo che eventualmente sia chiusa e non sia visibile. E questo servirebbe soprattutto nel qualora caso decidiate di incollare la parte della piattaforma alla struttura dell'elemento scenico. Qui sta a voi valutare. Nel mio caso ho deciso appunto di utilizzare questo ibido e questi magneti in particolare per avere una struttura più solida. E qui potete vedere dove ho posizionato i magneti per il trono. Gli altri sono quelli per l'edificio. Questo serve a fare in modo da capire dove appunto andrete a posizionare, perché c'è quel reticolato che tiene in rigidità la parte della piattaforma che potrebbe dare dei problemi. Eventualmente potete scavarlo o altro. Semplicemente, se non tenete conto della cosa, dovrete pensare attentamente a dove andrete a posizionare il magnete che inserite nella parte appunto del ponte di carta, per poi inserire il tutto in modo che combaci senza darvi problemi. Quindi fate attenzione a questo passaggio, perché potrebbe essere quello di cui avere problematiche eventualmente. Quindi abbiamo i due pezzi di elemento scenico che sono separati ma possono essere combinati assieme, come possiamo vedere qui. E poi abbiamo la parte più interessante, più peculiare per quanto riguarda il trono, ovvero la magnetizzazione per quanto riguarda il cuscino d'ossa del trono stesso, quindi la parte superiore del sedile. In questo caso ho deciso di utilizzare dei magneti da 5x2 mm perché mi serviva qualcosa che fosse abbastanza forte a livello magnetico da tenere eventualmente i modelli che andassi a posizionare nella parte appunto superiore del cuscino e che potevano essere posizionati principalmente a sinistra o a destra indipendentemente, quindi avere comunque abbastanza forza magnetica. Inoltre, in questo modo il sedile rimaneva più facilmente in posizione creando un circuito magnetico con i magneti che sono nella parte inferiore, quindi avere una forza di attrazione magnetica. Questo perché il sedile in questo caso è abbastanza spesso e ridurrebbe parecchio altrimenti la forza magnetica che esercita sul modello che andreste a porre nella parte, diciamo, dall'altra parte, quindi che si siede sul trono. E per realizzare eventualmente la magnetizzazione in questa parte, vi consiglio di farne uno alla volta, facendo molta attenzione che il magnete si sia incollato bene, perché altrimenti avrete che tenderà a scivolare ed andare sull'altro. Quindi fate un attimo di attenzione e prendetevi il vostro tempo perché c'è eventualmente questa problematica. Semplicemente è star lì un attimo, incollare, dopo che si è sicuri che sia incollato, passare all'altro magnete per quanto riguarda il sedile. Molto semplice, è una piccola chicca da tenere in considerazione. Quindi non vi rimane altro che dipingere il modello e appunto scegliere uno schema di colori che più aggrada. Sinceramente ho usato uno schema di colori molto semplice, ma a mio avviso molto efficace, che secondo me rende molto una volta posizionato in campo. Quindi eventualmente valutate voi quello che vi piace di più. Ma cosa serve un trono senza nessuno che ci si sieda sopra? Ecco che ho utilizzato in questo caso, per esempio, quelle che sono le vampire per quanto riguarda il Coven Throne, che potete trovare in descrizione la magnetizzazione al riguardo, e ecco che qui potete vedere esempi anche del motivo per cui ho scelto di usare un magnete per lato per quanto riguarda il cuscino d'ossa, quindi per fare in modo che si possano sedere entrambe le opzioni e qui potete vedere i risultati e credo che alla fin fine questi piccoli dettagli valgano la pena di fare queste magnetizzazioni ulteriori. Quindi, come potete vedere, servono un po' di magneti per realizzare questa modifica e magnetizzazione, ma a mio avviso ne vale molto la pena perché vi permette di realizzare una magnetizzazione, una caratterizzazione della vostra armata che potete cambiare di volta in volta. Quindi se volete qualcosa che sia più peculiare per un'armata o l'altra, non dovete incollare e potete fare in modo che il tutto stia in posizione creando dei diorami in campo che potete cambiare, modificare altro a vostra scelta, a vostra discrezione. E secondo me è una delle componenti principali in questo senso per il tipo di lavori che potete realizzare. Quindi secondo me ne vale molto la pena perché a livello di impatto visivo e anche di soddisfazione personale permette di ottenere veramente molto. Ovviamente vi sta a voi. Ad ogni modo. Da Dynamod per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video.
Oppure, se siete interessati, a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamo è tutto, alla prossima!